RVL TV, la tua TV. Benvenuti a questa edizione di VL TV, da oggi con una nuova veste editoriale. Apriamo parlando di pensioni: nel 2023 saranno più alte con nuovi coefficienti. Secondo la nota INPS, cala la speranza di vita. Il servizio. Le pensioni liquidate nel 2023 e nel 2024 saranno per la parte contributiva più alte a parità di contributi versati rispetto a quelle del biennio precedente grazie all'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo. Nel prossimo biennio, infatti, a causa della riduzione della speranza di vita dovuta all'aumento di mortalità legato al Covid, i coefficienti saranno più alti di circa il 2-3% rispetto a quelli del biennio 2021-2022 e questo si rifletterà sulla parte contributiva dell'assegno. L'INPS, con una nota, ha diffuso i nuovi coefficienti adottati con il decreto interministeriale del 1 dicembre, che indica per la prima volta variazioni positive di questi valori, ad eccezione di quelle dai 66 anni in poi, nel triennio 2013-2015. A 67 anni il coefficiente per il biennio 2023-2024 sarà 5,723 a fronte del 5,575 del biennio 2021-2022, più alto anche del triennio 2016-2018. I coefficienti di trasformazione variano in base all'età anagrafica del lavoratore nel momento in cui consegue la prestazione previdenziale, a partire dall'età di 57 anni fino ai 71 anni. Maggiore è l'età del lavoratore, più elevati risulteranno anche i coefficienti di trasformazione. Nel 2023 il coefficiente sarà pari a 4,270 per chi esce a 57 anni e a 6,655 per chi esce a 71. A 67 anni il coefficiente aumenta del 2,65%, mentre a 63 anni sale del 2,4%. Con 62 anni, quelli necessari l'anno prossimo per accedere a quota 103 a fronte di 41 anni di contributi, il coefficiente passa da 4,770 a 4,882 con un aumento del 2,35%. Carte di credito verso il sorpasso sul contante, lo annuncia la Banca Centrale Europea. Nel 2022, prime per valore pagamenti, l'Italia nel gruppo di coda, come ascoltiamo in questo servizio. I governi discutono sui limiti ai pagamenti elettronici, ma i cittadini europei sembrano aver già scelto. Le carte di credito hanno ormai soppiantato il contante se si considera il volume dei pagamenti del 2022 e incalzano sempre di più. È la fotografica di Space 2022, l'ultimo rapporto della BCE sulle abitudini di pagamento dei cittadini dei 19 paesi dell'area euro. Dal 2023, 20 con l'ingresso della Croazia. Ci sono differenze nel continente. L'Italia, dopo Malta, Slovenia ed Austria, è fanalino di coda nell'uso delle carte di credito per numero di transazioni, 26% contro il 69% del contante, e nella penisola il cash è ancora primo anche in termini di volumi, 49% contro il 43% delle carte. Situazione diametralmente opposta in quei paesi come Finlandia, Olanda, Lussemburgo e Belgio, e a seguire Francia e Germania. Nel complesso dei 19, il contante resta il metodo preferito di pagamento degli europei in negozio per numero delle transazioni. Per i piccoli pagamenti come caffè al bar si preferisce accedere agli spiccioli, ma la quota è in rapida diminuzione al 59% del totale nel 2022 contro il 72% del 2019. La tendenza vede un aumento delle carte di 9 punti percentuali al 34% del totale nel 2022, con al suo interno l'avanzata del contactless, balzato in 3 anni dal 41% del totale dei pagamenti con carte del 2019 al 62% del 2022. Il sorpasso è avvenuto negli anni della pandemia, dato che nel 2019 il confronto carte-contanti era ancora a favore di questi ultimi e ancora di più nel 2016. Gli stipendi degli italiani hanno perso il 10% negli ultimi 13 anni, rallenta quindi l'occupazione. Tutti i dettagli in questo servizio. Retribuzioni italiane sempre più basse. Nel giro di 13 anni le buste paga nette dei lavoratori dipendenti si sono ridotte del 10%. Il periodo è quello fra il 2007, l'anno che precede la prima crisi economica del terzo millennio, e il 2020, l'anno della pandemia. In questo arco temporale l'andamento delle retribuzioni, a parte qualche tentativo di risalita, è rimasto puntato all'ingiù. A fotografarlo è l'indagine Reddito e condizioni di vita dell'Istat, che allo stesso tempo misura il carico fiscale e contributivo che grava sul lavoro e che, a cascata,
rende più leggeri gli stipendi. Ma non è solo colpa del fisco, a pesare oggi anche il caro vita con l'inflazione alle stelle che erode il potere d'acquisto di salari e pensioni, ed è la dinamica che erode il potere d'acquisto di salari e pensioni, ed è la dinamica dello stesso mercato del lavoro laddove non riesce ad offrire una occupazione ben pagata e a eliminare il gap tra uomini e donne. Tra il 2007 e 2020 l'Istat segnala che i contributi sociali dei datori sono diminuiti del 4% anche per l'introduzione di misure di decontribuzione, mentre i contributi dei lavoratori sono rimasti sostanzialmente invariati. La retribuzione netta del lavoratore risulta invece pari a 17.335 euro, certificando che si guadagna meno, esattamente 650 euro in meno del 2019, con una notevole differenza fra uomini e donne, 19.345 euro contro 14.930 euro. Bene, era questa la nostra ultima notizia, grazie per averci ascoltato, l'appuntamento alle prossime edizioni. VLTV, la tua TV.